Ma che gossip, è quello dove ci facciamo i fatti degli altri, facendo anche delle cose così un po' proibite. Addirittura. Al gossip noi ci limitiamo a commentare quello che succede agli altri, mentre con questo entriamo proprio dentro. Occhio che potrebbe piacergli, attenzione. Appunto, quindi entriamo dentro Vincenzo Carbone, che anche oggi ci permette di trasgredire con le password di Facebook di personaggi famosi. Ah, e qual è il personaggio famoso di oggi? Dai, fammelo scoprire un po'. Oggi per l'occasione ci facciamo un po' i fatti nostri. Ci spiamo in casa. Addirittura. Chi è di noi che non viene mai in radio? È il figlio di Diego. Bravo, proprio lui. Come sa, lui e Vincenzo Carbone sono amici da anni e quindi siamo riusciti in gran segreto ad avere la password del suo Facebook. Aia, dammi la password. Gira solo, ti concentro un attimo il figlio di così. Dai, fai finta che non sente, dai. Esatto. Dammi la password. Subito. Allora, la password è... Zitto. Belli capelli. Belli capelli. Aspetta, belli capelli. Oh mamma, è entrato, guarda che roba. Guarda qua, il figlio di ha cambiato il suo status. Mi raccomando ragazzi, oggi ascoltatemi in radio che vi dedico un pezzo. È vero, a 1376 minorenni piace questo elemento. Chissà perché va sempre con quelle alte 1,60, non lo so. Silvio Berlusconi addirittura ha commentato al profilo del figlio di: Glauco, quando è che viene ad Arcore che ti devo proporre una collaborazione per l'intrattenimento serale? Guarda, Emilio Fede subito sotto. Silvio, non mi vuoi più, ma solo perché quello ha gli occhi azzurri e parla come apicella, preferisci lui? È vero. Il figlio di ha commentato: presidente, sono molto impegnate, poi da quando ci ha preso le sono più amichetto. Ai ai ai. Sara Tommasi ha invitato il figlio di all'evento Festa senza mutande al Cresit Azienda. Il figlio di: Lele Mora, Fabrizio Corona, Mario Melola, il Troll, Piero Marrazzo, Franco Califano, Lapo Elkner e Robbie Williams parteciperanno all'evento. Non manca nessuno. Il figlio di è stato taggato nell'album La folle notte del porcellino birichino. Piero Marrazzo ha commentato: Toh, guarda, c'è pure Paolo, la mia amica, proprio quella che ti sta alle spalle. Il figlio di e Piero Marrazzo non sono più amici. Ma no, perché figlio di? L'hai cacciato così. Egocentrico. Il figlio di ha aggiunto i locali più ganzi e trasgressivi della capitale come datore di lavoro. Il figlio di è stato taggato nel video Electro Dancer sul cubo delle discoteche più esclusive di Ibiza. Primo ballerino. Sì, che arrivava prima degli altri. Il coinquilino del figlio di ha scritto sulla sua bacheca: Glauco, guarda che è arrivato un pacco anonimo a casa tua, tu non c'eri, l'ho preso io, però continua a vibrare. Che faccio? Lo apro? No! Il figlio di ha commentato subito: no, assolutamente sono delle, insomma, si tratta di un attrezzo per fare musica nuova. Sì, il digiridù secondo me. La ditta Dildon Dan ha commentato: dottor Di Mambro, come d'accordo le abbiamo mandato con un pacco anonimo il trattore genitale con motore a scoppio. Minchia. La verga d'erbano da 15 pollici, il completo in pelle borchiato con catene intarsiate, il DVD del corso massaggiatore severo ed escoriazione livello base, il test per la positività allo scollo, no, la pistola impalatrice, le mutande di marijuana, i preservativi di Mazinga, la foto di Leandro in costume, le manette elettrificate, i medicinali per iniziare la profilassi contro le malattie da zoofilia crisoelefantina. Arrivederci. Il figlio di si è cancellato da Facebook, ci credo. Direi, chiudiamo, usciamo prima Mamma che riesci a superare la barriera di girasole. N2O, un mondo allo stato puro.